comunità parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo in campo di Appennino accoglie con gioia il suo pastore che giunge tra il suo gregge in visita pastorale, per noi segno della sua cura e della sua sollecitudine. E da ora le esprimiamo la nostra disponibilità ad accogliere con docilità quando il Signore vorrà dirci e le assicuriamo il nostro sostegno nella preghiera. Sorelle e fratelli carissimi, il Signore Gesù ha promesso di essere presente in mezzo ai Suoi discepoli ogni volta che si riuniscono nel Suo nome. Noi siamo il popolo che Egli da sempre ha amato e continua ad amare. E la sua premura oggi si manifesta anche attraverso la visita del Vescovo alla vostra comunità di Sant'Andrea Apostolo in Campoli. Come vi ho scritto nella mia lettera pastorale, sarò in questi giorni in mezzo a voi come Vescovo, padre e amico, per ascoltare, confortare, esortare e sostenervi nella fede e nella testimonianza della carità. Prepariamoci dunque ad ascoltare la voce dello Spirito Santo perché illumini questo nostro cammino e guidi e orienti questa nostra visita pastorale. Avviamoci in pace. Il tuo popolo in cammino. Gesù ha per noi e aspergendoci con l'acqua benedetta rinnova in noi il ricordo del nostro battesimo e l'invito a perseverare gioiosamente nell'adesione a Cristo e alla Chiesa. Thank you.
Preghiamo, carissimi, per il nostro Vescovo Gerardo, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Grazie a tutta la comunità di Campo di Appennino. Iniziamo questo tempo di grazia con molta serenità interiore, la gioia anzi di fare questa esperienza intensa della presenza del passaggio di Gesù, buon pastore che si prende cura di ognuno di noi, del nostro essere cristiani, del nostro essere discepoli, del nostro essere, come sempre sentiamo durante la liturgia, fratelli e sorelle. La centralità di Cristo che fa di tutti noi un unico corpo, comunità, noi usiamo dire, cioè battezzati che intorno a Cristo, al suo mistero, si riconoscono come il suo gregge, il popolo di Dio. Quindi preghiamo per questa, in questa Santa Messa, per questa visita, affidiamo al Signore tutte le famiglie. Certo, i numeri nelle chiese ancora devono essere contenuti, però portiamo nel cuore tutta la comunità, soprattutto le famiglie più provate, ma dalla sofferenza, dalla miseria, dalla povertà, da tanti problemi che già c'erano prima e che forse oggi, con questo momento difficile dell'epidemia, magari si saranno pure aggravati. Allora portiamoli nel cuore e davanti all'altare, perché la comunità spiritualmente, soprattutto in questi giorni della visita, sia comunque spiritualmente solidale e unita. Capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive.
Se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete regno della vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Nome del Signore, visita la nostra comunità parrocchiale perché lo Spirito
Dopo cena, allo stesso modo, presenti la croce, che rese grazie con allegria di benedizione e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete il vero di lui, questo è il calice del mio sangue, per la nuova e per la partenza pensata per voi e per tutti, il benissimo di me e il Padre. Fate questo in memoria di me. Sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato
il suo amore ci chiama per la vita senza fine e di noi la sua benedizione. Cristo Gesù, Padre vivo, disceso dal cielo, ti faccia crescere nell'amore e nella speranza.